Quattro attività che solitamente non dovrebbero essere oggetto di furti, perché alla fine è materiale da rubare veramente irrisorio. Evidentemente c'è gente che è abbastanza disperata in giro e fa di tutto per racimolare qualcosa. Raffica di furti nella notte in pieno centro storico aretino. Sono infatti quattro le attività commerciali finite nel mirino di un malvivente. Presi d'assalto una merceria, un calzolaio, un'edicola ed infine un alimentari. I colpi sono stati messi a segno seguendo sempre lo stesso modus operandi nell'arco di pochissime ore. Prima il bandito solitario e la banda di ladri hanno infatti forzato le saracinesche e poi scassinato le porte d'ingresso, probabilmente con un piede di porco. Infine si sono diretti verso la cassa per ripulirla. Quando sono arrivato la mattina ho trovato tutto in ordine, serranda chiusa, porta accostata. Io ho aperto, credevo di aver aperto normalmente, invece la chiave girava vuoto. Poi quando mi sono avvicinato alla cassa ho capito che qualcuno era entrato, perché non c'era, la cassa era completamente vuota. Un magro bottino da circa 1000 euro tra spiccioli e qualche banconota, ai quali però si aggiungono i danni subiti. Si deve fare, non c'è niente, non c'è cura, non c'è cura. Siete rassegnati, esasperati, come vi sentite? Male, male, perché insomma è sempre una scossa psicologica che ci fa solo male, bene, assolutamente no. In un caso il colpo sarebbe stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Le indagini adesso sono al vaglio degli inquirenti per risalire al responsabile.